Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Benvenuti in Kiwi! Bello a tutti ragazzi, sciacari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, perché oggi andremo a parlare di Chiara Ferragni e Fedez che si sono lasciate, quindi andremo a vedere cosa è successo, ma ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre, dai. E quindi dicevamo che Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati e lui è andato via di casa, ma andiamo a vedere perché lo scoop e le voci di questa crisi. Quindi il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sarebbe al capolinea, questo è quanto uscito fuori da Dagospia. E infatti lui ha anche lasciato la sua casa di Milano, ma andiamo a vedere bene nello specifico. Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati e portando la loro storia quindi al capolinea. Questo è quanto uscito fuori da Dagospia. E infatti il rapper sembrerebbe che abbia lasciato domenica scorsa la sua casa di Milano e non sarebbe più tornato. Infatti la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo vari indizi sui social, portando allo stremo della situazione che vedeva già da tempo in crisi, parte addirittura dal Festival di Sanremo del 2023. Infatti è stata l'atteggiamento del cantante nei confronti della moglie. Questo è quanto si è trovata ad affrontare un momento di difficoltà, oltre al caso della beneficenza con il Pandori Balocchi, che sappiamo. Fedez infatti si è mostrato molto meno generoso di quello che si sarebbe aspettata Chiara, e questo ha inciso ovviamente negativamente in tutta la relazione e anche nei suoi affari. E infatti già dallo scorso anno, dopo Sanremo, le voci di una rottura tra i due erano piuttosto frequenti e il rapper era stato protagonista infatti con il bacio con Rosa Chemical, anche sotto ai riflettori, dove c'era anche sua moglie come co-conduttrice, e dicono che gli abbia fatto fare una pessima figura, e quindi già da là è iniziato a rovinarsi la situazione, diciamo. E infatti già da lì, da quanto si possa intuire, apprendere, che l'influencer Chiara Ferragni già da lì abbia iniziato a maturare la decisione di allontanarsi pian piano sempre di più da Fedez. Infatti Fedez, come ho detto, si è mostrato meno generoso di quello che si aspettava Chiara, e rifacciandole anche i suoi problemi giudiziari che aveva, infetti negativi anche con i suoi affari, gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo, però c'è stata niente da fare. Infatti si legge sulla testata di Roberto D'Agostino inoltre che Fedez si sarebbe anche concesso un viaggio a Miami con la sua assistente, dopo la quale avrebbe poi lasciato definitivamente l'abitazione di Milano, quindi con l'assistente ha intralazzato, forse, non lo so, così si gira le voci in giro. Infatti proprio nelle scorse settimane le foto di due a San Valentino a cena nel ristorante di Cracco aveva fatto presumere che la chiacchierata in crisi in realtà non si fosse mai concretizzata, ma a ben guardare i post però sono stati molti indizi, come per esempio la foto di Chiara Ferragni che mostra proprio la mano senza la fede. Oltre al fatto che l'influencer ha anche cambiato la sua immagine di profilo, dove prima aveva l'immagine con Fedez, ora invece ha solo la sua immagine. Quindi questi sono già indizi molto 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 importanti, e quindi mi credo anche nelle ultime ore sia stata proprio confermata anche sui loro social, però ancora non è ufficiale, però credo che lo abbiano confermato. Questi ovviamente sono dettagli che però nella costruzione di un racconto le cui prime battute sono state scritte già lo scorso anno acquistano un valore senza dubbio maggiore, andando a delineare le tappe di una storia destinata a concludersi già da tempo, e finora si è maturato un equilibrio seppur vacillante. E voi invece cosa ne pensate di questa situazione, di questa storia? Secondo voi
si sono veramente lasciati, è tutta una mossa di marketing, oppure torneranno di nuovo insieme, fanno pace. Non lo so, ovviamente io spero di sì, spero, perché comunque era una bella coppia, hanno fatto anche tante cose insieme, quindi è un peccato distruggere tutto, però ovviamente se l'amore è finito, camma fa, è finito. Voi ragazzi, cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Ciao carii!